Buongiorno, siamo al Dolomitic Sport Clinic di Ortisei e siamo a margine del torneo di tennis Challenger della Val Gardena. Siamo qui con il direttore sanitario Arnold Gurdin e con il responsabile del reparto fisioterapia Ivan Peristi. Allora, diciamo che parliamo di sport, ma cominciamo con il tennis direttamente. Il tennis è uno sport relativamente tranquillo, ma quali sono le patologie, che si possono riscontrare in questo sport? Innanzitutto vorrei far presente che, eseguendo tennis come attività sportiva, il singolo ha un rischio di 70 volte ridotto nei confronti di rugby di subire qualsiasi trauma. Ha un rischio di appena 20 volte ridotto rispetto a un giocatore di basket. Ha un rischio di subire lesioni da trattare abbastanza o all'incirca 8-10 volte ridotto nei confronti di un giocatore di calcio o di pallamano. E le lesioni di tennis che riscontriamo stranamente non sono situate a livello arto superiore in maggioranza, ma a livello arto inferiore. Sarà per la necessità di accelerare e di stoppare bruscamente nei cambi di direzione, sarà perché qualcheduna volta calpesto la palla che sta per terra e sarà magari anche per la preparazione atletica forse difettosa a livello arti inferiori perché penso tennis è uno sport di spalla e di mano. Comunque, le lesioni da trattare sono svariate da sindromi da sovrauso con sofferenze tendinee all'epicondilite che è la più frequente lesione riportata nel tennis. Fino a negli over 45-50, che hanno ancora una grinta importante, di rottura di tendine d'Achille, rottura di cuffia a livello spalla, impingement conflitto subacromiale che magari richiede anche quello intervento chirurgico. Come però già accennato, la maggioranza delle lesioni sono non lesioni strutturali, ma sindromi da sovrauso curabili con approccio fisioterapico e training mirato. Perciò per l'approccio fisioterapico dobbiamo chiedere a Ivan. Sì, per queste patologie tipo di sovraccarico che normalmente colpiscono il tendine, come abbiamo visto l'epicondilite che nel tennis forse è la più frequente, abbiamo più alternative, diciamo, come approccio fisioterapico. Sicuramente dobbiamo cercare di rigenerare il tendine che, più che diciamo un'infiammazione, si è visto che è una degenerazione da molto uso e il tendine diventa più debole e quindi si deve di nuovo cercare di rinforzare il tendine. Questo si può fare tramite diverse tecniche. Una, diciamo, specifica che è proprio adatta in queste situazioni è l'utilizzo dell'onda d'urto, che è questo È questa. macchinario qua, e abbiamo una testina e questo funziona praticamente come un compressore, esce e entra in modo molto veloce, e questa testina va posizionata proprio a livello del tendine, a livello dell'epicondilite, e questo crea un'onda d'urto all'interno che a sua volta va a aumentare il metabolismo e ha un effetto, diciamo, di rigenerazione del tendine. Questo si va applicato una volta, normalmente una volta a settimana per 4-5 volte. In più possiamo lavare sulla muscolatura dell'avambraccio con tecniche, diciamo, più rilassanti per il muscolo, tipo stretching o direttamente lavorando manualmente sulla muscolatura. E cosa diventa poi importante, anche esercizi in modo da riabituare sia tutto, diciamo, il sistema muscolo tendineo di nuovo a un certo carico, no? E quindi sono esercizi specifici che l'atleta o il paziente deve fare autonomamente a casa, anche per più settimane, finché il
il muscolo e il tendine siano di nuovo, diciamo, ponti per uno sforzo sul campo. Questo apparecchio invece come funziona? Questo apparecchio è una diatermia e questo lavora più che altro o sui tessuti molli, quali muscoli, diciamo, e ha sempre la funzione quella di aumentare la microcircolazione nel muscolo, perché dove c'è una lesione è importante che ci sia tanto sangue, perché il sangue ha sempre delle proprietà rigeneranti, esatto. Quindi i tessuti poco vascolarizzati, come per esempio cartilagini, menischi o così via, fanno più fatica a guarire. Più che si aumenta il sangue nel tessuto, è più facile la rigenerazione. E questa macchina funziona sia nel muscolo e poi c'è un'altra piastra con un altro programma e questo lavora più sui tessuti più duri, quali tendini o eventualmente ossa. Capito. Che cosa può fare uno sportivo per ridurre il rischio di traumi, se può fare qualcosa? In prima linea spetta all'atleta prepararsi fisicamente in maniera adeguata. E spesso questo non avviene. Più andiamo verso il professionismo, ovviamente, più l'atleta è eseguito dal preparatore atletico, da vari fisioterapisti o anche medici di medicina dello sport, e meno rischio di solito corrono. Però, diciamo, al di là di una preparazione atletica mirata, uno deve sapersi anche regolare da solo. Se sa già di avere una qualche lassità ai legamenti laterali della caviglia tibiotarsica, allora sarà furbo a mettersi un qualche ortesi o tape per tenersela stabile, per non correre rischi inutili. Sarà furbo interpellare il fisioterapista, il preparatore atletico, per capire se, controllando le varie prestazioni con esami funzionali, magari ha bisogno di un cambio di allenamento ogni tanto. Avrà bisogno di un qualche controllo non solo della condizione basale con l'acido lattico e con test spiroergometrici, ma test simili che poi misurano la funzionalità, il coordinamento della muscolatura a vari livelli e così via. Sarà furbo a non seguire 5 campionati di fila, ma sarà furbo se magari ci mette ogni tanto una pausa, un intervallo, dove consente al sistema muscolo-scheletrico di rigenerarsi, dove si dedica non al training dello sforzo massimo, ma dove fa training della condizione basale, dove fa defaticamento muscolare, dove fa stretching più che potenziamento muscolare. Chiaro. Un'altra domanda per Isti. Problemi di sovraccarico, di troppo uso, come epicondilite oppure tendinite, come si possono risolvere? Sì, questa è la stessa domanda di prima. Sì, praticamente, come dicevo, di sovraccarico normalmente sono quelli tendinei che si possono curare come precedentemente abbiamo visto. Con sì, la questo nel caso che voi facciate terapia, diciamo, no? In questo caso pensavo, come può un atleta da solo cercare di... ha una chance di poter ridurre questi problemi da solo senza interpellare una struttura o un medico? Sì, là diventa importante, come già detto, anche la prevenzione, naturalmente, che queste patologie non arrivano a crearsi, e una volta però se ci sono, naturalmente è meglio sempre se si va a chiedere consiglio al medico o una persona competente, altrimenti in questi casi uno dei primi rimedi è quelli di restare a riposo, la prima scelta da fare, in modo che non si va ulteriormente a danneggiare i tessuti. Poi i sovraccarichi, diciamo, possono anche avvenire sul muscolo invece che sul tendine, e quindi possiamo avere, diciamo, più delle contratture a livello muscolare, no? E queste contratture, se non curate, possono poi evolversi in strappi, perché un muscolo che è contratto non è più funzionale
è duo, è più facile che questo con un carico si strappi. Quindi, come anche in questo caso, come prevenzione, è bene trattare il muscolo, che per esempio va molto bene, o il massaggio manuale, un trattamento manuale del muscolo, i cosiddetti anche trigger point, che sono proprio delle bandellette situate su alcune fibre, praticamente sono delle contratture situate su alcune fibre muscolari, che sono in questo caso quindi contratte. Si possono fare delle tecniche specifiche manuali per andare a sciogliere questi cosiddetti trigger point, o anche per esempio va molto bene la teca, che aumenta, come abbiamo visto, la microcirculazione interna del muscolo, la quale di nuovo rigenera il muscolo e lo porta alla sua funzionalità fisiologica. Ho capito. Qui vediamo delle bande, dei tape elastici, che ormai sui campi da tennis tantissimo, ma penso che un po' da tutti, in tutti gli sport si trovano. Come vengono utilizzate? Sì, diciamo questi sono tape che possono essere utilizzati in aggiunta alla terapia e che danno un supporto ulteriore allo sportivo o al paziente. E ci sono diversi modi di applicazione o tecniche di applicazione, dipende un po' da cosa si vuole andare a trattare o da cosa si vuole ottenere. Quindi ci sono delle tecniche per il muscolo, se c'è una sofferenza a livello del muscolo, mm-hmm. o anche più tecniche se si vuole andare a trattare i tendini o i legamenti. Hanno anche una grande funzionalità in caso di edema, che può essere un edema post-infortunio o anche post-operatorio. E a seconda di questi obiettivi ci sono poi diverse tecniche da applicare il tape con... Esatto. Comunque, quello che il tape dà è sempre un'aumentata microcirculazione sottocutanea, poi aumenta anche la propriocezione sia a livello del muscolo comunque dell'articolazione, e questo consente di nuovo di muovere meglio l'articolazione. Oppure in caso di edema aumenta il cosiddetto sistema linfatico, l'attività del sistema linfatico, che è un altro, diciamo, microsistema che è paragonabile alla circolazione, solo che non trasporta sangue ma trasporta liquidi. I liquidi in eccesso vengono ripresi dai tessuti e portati di nuovo nelle vie sanguigne. Gli atleti riescono anche a mettersi lì da soli in qualche caso, oppure utilizzano sempre un preparatore, un fisioterapista o quant'altro per... Ma normalmente è il terapista che li mette, però dipende anche un po' dalla zona, perché sono zone come sono schiena, è impossibile, deve. Se no è possibile naturalmente dove, diciamo, braccio, avambraccio o così via, se il terapista gli spiega come metterlo, è anche possibile che l'atleta, il paziente se lo metta da soli. Sì. Voi qui fate anche test fisici sulle capacità fisiche, sui feedback dello stato di allenamento. Sono dei sistemi di terapia o sono più prevenzioni quelli che fate con questi? Domanda giusta. In prima linea sono degli test per misurare lo stato di avanzamento, stato di training, condizione generale e così via, stato funzionale dei vari distretti muscolari e articolari. Però, pensandoci bene, è come chiede lei, è terapia, perché è prevenzione. Se io mi controllo e prima di espormi a certi sforzi mi controllo, mi faccio controllare la funzionalità del sistema, riesco meglio a scoprire qualche difetto e mi posso dedicare a questi difetti completando questa preparazione atletica, e quindi correrò sicuramente meno rischio di subire danni, di subire lesioni croniche o addirittura rottura di tendini o di muscoli, strappi muscolari. In quel caso lì, se la prevenzione la possiamo magari chiamare il primo step di terapia, sarebbe terapia pura. Vi faccio un'ultima domanda, in teoria, a entrambi. Qual è stato il trauma più difficile da risolvere che avete trovato finora? Non parlo del tennis, parlo in generale.
di tutte le situazioni sportive. Sì, direi che forse i traumi più, diciamo, le patologie più problematiche sono quelle croniche, dove ci vuole un, diciamo, un trattamento multidisciplinare tra il medico e il fisioterapista o altre figure professionali, come per esempio anche il psicologo, perché sono patologie che sono molto interiorizzate, okay, e quindi molto complesse da gestire. Bisogna quindi, ancora una volta, anche il trattamento deve quindi intervenire su più punti, su più lati, su più fronti, in modo da poter gestire questi pazienti. Sì, posso solo confermare, come centro ortopedico traumatologico, qui soprattutto d'inverno le vediamo di tutti i colori, piatti tibiali con frattura, lussazione, frantumaio di piatto tibiale, metafisi, diafisi prossimale, dove magari ti trattieni per delle ore per rimettere insieme questo puzzle di pezzettini per non magari sovraccaricare il corpo, l'osso di placche e di viti per fare il minimo indispensabile, però il giusto via di mezzo per ottenere una stabilità che consenta una mobilizzazione precoce, una guarigione ancora sicura e così via. Qui dipende solo dalla bravura dell'operatore, tra virgolette, non possiamo dire, anche se sono delle scene o delle scenate terribili, non possiamo parlare di difficoltà o non difficoltà, perché dipende dalla bravura, dalla preparazione di tutto l'equipe che poi gestisce. Secondo me le cose più difficili, da un lato le patologie croniche, che hanno tendenza a non migliorare dopo il primo trattamento, come sappiamo tutti, dove ci vuole la collaborazione del paziente e di tanti altri specialisti, e soprattutto la pazienza del paziente, oltre che alla sua collaborazione. Ma poi anche sarà difficile, o è difficile purtroppo, con lesioni importanti, dire all'atleta: guarda, forse è meglio pensare ad altre attività e non sprecare energia, perché in questo campo, oramai con questa lesione, hai chiuso, o quasi, ecco. È più facile, proprio parlando della pazienza del paziente, della sua collaborazione, è più facile gestire situazioni traumatiche in professionisti o in, diciamo, dilettanti, diciamo, sportivi così, della domenica? Sicuramente nel professionista c'è sempre il fattore tempo anche, no? Perché il professionista vuole ritornare a giocare e alla forma top nel più breve tempo possibile, no? E quindi c'è questo problema tra quello che vuole magari l'allenatore anche dell'atleta e quello che invece sarebbe giusto fare, quindi rispettare i tempi e non andare troppo veloce, quindi si è un po' in conflitto nei tempi. Questo forse è la cosa difficile nello sportivo. Poi nel paziente, diciamo, in generale, dipende un po' forse direi dagli obiettivi del paziente, no? Perché ci sono per esempio pazienti che hanno obiettivi molto alti, difficili da raggiungere, quindi non sempre è facile soddisfare gli obiettivi, e invece altri hanno delle pretese meno alte e sì, sono più soddisfatti, diciamo, con meno. Perfetto, io direi che vi ringrazio molto, grazie della collaborazione, Ivan Beristi e Arnold Gurdin. Alla prossima, spero che ci sia. Grazie a voi.